Anche se chi ha letto i miei libri le conosce. Ho sempre combattuto per l'America nella mia vita e a favore della Costituzione degli Stati Uniti. Portate via quest'uomo. E voi state cercando portate di distruggere. Portate via quest'uomo. Agente, porti via quest'uomo. The bureaus and departments have been busy night and day. They're figuring out just how we gave our secrets all away. And Congress has appointed a committee, so they said, to find out who's American and who's a low-down red. I am holding in my hand. In questo microfilm ci sono dei documenti del Dipartimento di Stato estremamente segreti. Questi documenti vennero sottratti 10 anni fa da alcuni comunisti impiegati nel Dipartimento stesso che avevano lo scopo di farli arrivare in Unione Sovietica, i cui interessi in quel periodo erano in netto contrasto con quelli degli Stati Uniti. I'm no communist, and I'll tell you that right now. I believe a man should own his own house and car and cow. I like this private ownership, and I want to be left alone. Let the government run its business, and let me run my own. Our education is... Abbiamo finalmente capito come la Russia riesca ad aggiornarsi e come sia arrivata alla bomba atomica. Non attraverso la ricerca, ma grazie ai traditori che sono presenti nel nostro paese. Non friggeteli, puzzeranno di più impiccandoli. Sing Sing. L'esecuzione è appena avvenuta. Julius ed Ethel Rosenberg sono morti sulla sedia elettrica. Il primo a essere giustiziato è stato Julius Rosenberg. Il suo volto era impassibile. Camminava lentamente. Era preceduto da un rabbino che cantava il Salmo 23esimo che quasi tutti conoscono molto bene. Ha raggiunto la sedia senza esitare. Non ha detto una parola a nessuno o guardato nessuno. Si è seduto e si è lasciato legare. La prima scarica elettrica è arrivata alle 20.04 uccidendolo subito. Per lei è stato più duro morire. Quando hanno creduto che avesse ricevuto elettricità sufficiente a ucciderla, la stessa che avevano dato al marito, i dottori si avvicinarono, le tolsero la divisa del carcere e le appoggiarono lo steta, lo stesso, non riesco a dirlo. Lo stetoscopio e guardandosi gli uni con gli altri, con grande meraviglia, scoprirono che Ethel non era morta. Il cuore le batteva ancora nel petto. I secondini, intanto, le avevano tolto le cinghie, gli elettrodi e così via. Ma hanno dovuto rimettere tutto quanto a posto. A questo punto le venne data un'altra scarica elettrica che ha causato di nuovo quell'orribile pennacchio di fumo nero che usciva dalla testa e saliva su in alto. Ancora altre due scariche. E finalmente Ethel Rosenberg si è presentata a Dio. Avrà parecchie cose da chiarire con lui.
Subito dopo l'esecuzione i corpi sono stati portati via. Da questo momento in poi non c'è molto da riferire. Al contrario di quello che si pensava, non ci sono state dimostrazioni. Qui il caldo è tremendo. C'è anche molta foschia. La tensione per questi avvenimenti è stata enorme. Ma ora è tutto finito. Julius e Dieter Rosenberg sono stati giustiziati. Avete ascoltato un servizio speciale dalla prigione di Sing Sing per l'esecuzione di Julius e Dieter Rosenberg. Ed ora, in occasione del Great Day Show, potrete ascoltare Red Benson e la sua orchestra. Il concerto è già cominciato. La domanda da farsi è questa: dobbiamo costruire la bomba all'idrogeno? Tutti sanno che noi americani siamo un popolo che si impegna a costruire, non a distruggere. Ma per quanto orribile possa sembrare, purtroppo non c'è altra scelta. Costruiamo la bomba. La mia opinione è che gli Stati Uniti debbano iniziare immediatamente a costruire la bomba H. Io penso che dobbiamo costruire la bomba H. Secondo me dobbiamo avviare subito la produzione di bombe H in grande quantità. Anche se per pura disgrazia i russi riuscissero in qualche modo ad avere la bomba H, la vita e la sicurezza della gente che vuole vivere in libertà sarebbero in pericolo. Vorrei aggiungere, in ogni caso, che gli Stati Uniti d'America non dovrebbero usare necessariamente questa bomba, ma considerarla piuttosto come un pacifico guardiano, un protettore della libertà e della democrazia degli Stati Uniti d'America, contro gli attacchi che ci vengono portati dalla filosofia materialista e atea del fascismo russo. Se il blocco comunista attacca, i radar e le vedette daranno subito l'allarme. I bombardieri decolleranno. I caccia si leveranno in volo. Distruggeremo quasi tutti gli aerei nemici, ma alcuni bombarderanno la tua casa. Nei periodi di crisi e di grandi tensioni sociali, quando i cambiamenti avvengono in modo così repentino da non permettere all'individuo di identificarsi in un gruppo sociale, quando sa che c'è qualcosa di sbagliato ma non sa cosa, quando si sente una pedina in mano agli altri, succede che la maggior parte della gente diventa suggestionabile. Ascoltano avidamente qualsiasi voce che suoni autoritaria, chiunque possa dire loro ciò che è sbagliato e ciò che si deve fare, chiunque possa diagnosticare il male e prescriverne la cura. Né io né nessuno può dirvi che non esistono pericoli. Potrebbero esserci dei rischi se non staremo in guardia, ma non è il caso di abbandonarsi agli isterismi. Dobbiamo essere americani e dire a testa alta: l'America è la più grande forza che Dio abbia mai creato in questo mondo. Quindi è compito nostro guidare la Terra verso un'esistenza sicura e pacifica. E vi assicuro che siamo in grado di farlo. Ora, diamo insieme un'occhiata alla potenza dell'America. Sappiamo che è la nazione che produce di più al mondo, che senza possibilità di paragone è la nazione più ricca. Sappiamo che ha una grande potenza militare, economica e intellettuale. Nessun altro Stato può competere con noi. La forza che possediamo è guardata con ammirazione e incredulità dagli altri.
Dunque io mi chiedo, perché mai dovremmo preoccuparci di quello che il mondo ci sta facendo? In effetti è vero. A volte vediamo che le minacce spuntano da tutti gli angoli e ci chiediamo che ne sarà di noi, come individui e come nazione. Adesso voglio cercare di illustrarvi uno dei motivi che ci preoccupano di più oggi. Un anno fa, una bomba all'idrogeno è esplosa nel Pacifico. Il mese scorso c'è stata un'altra serie di esplosioni. Questo aumento di potenza, questo incredibile aumento di potenza, che in pochi anni ci ha portato dal semplice cannone alla bomba all'idrogeno, è indicativo delle cose che ci sono capitate. Ci mostra fino a che punto i progressi della scienza abbiano superato la nostra coscienza sociale. Ci siamo sviluppati molto di più in campo scientifico che non in campo morale e in campo intellettuale. Ecco perché ora siamo così preoccupati. In fondo, questa bomba all'idrogeno non rappresenta altro che un drammatico simbolo. Papà, l'ho finito. Molto bene. Papà, dove hai messo il mio nuovo gioco? È sulla libreria. Oh, grazie. Kenny, voglio guardare il telegiornale, è quasi l'ora. Oh, dai, papà. Questo programma lo guarderai un'altra volta. E va bene. Grazie. Chiunque abbia un briciolo di intelligenza spera e prega che non avvenga mai una terza guerra mondiale. Perché in quest'era di armi atomiche un conflitto sarebbe una catastrofe per tutta l'umanità. C'è un dato molto significativo. Circa il 60% dei cittadini americani ha affermato, in uno studio fatto dall'Università del Michigan, di credere che l'esercito riesca ad evitare che le bombe atomiche russe cadano sul nostro territorio. Beh, mi dispiace dovervelo dire, ma ancora non siamo in grado di fermare un attacco dei russi. In questo momento, signor governatore, mi hanno passato un comunicato stampa che informa che i russi hanno appena fatto esplodere una bomba all'idrogeno. D'ora in avanti dovremo abituarci all'idea che non siamo i soli a possedere la bomba all'idrogeno. La posseggono anche i nemici della libertà. Questa bomba è in grado di distruggere città come Fort Worth, Dallas, Houston, San Antonio, Amarillo, El Paso. Sì, la mia città. Every dollar I make goes for taxes and bills. Perhaps they've discovered the cure for my ills. Oh, I hope the hydrogen falls. Bless it all. Oh, let it fall. Oh, I hope the hydrogen falls. Oh, God, have mercy on me. Il problema è particolarmente serio. Siete stati informati che in tutta quest'area del Pacifico cade pioggia radioattiva. Noi sappiamo che in questa zona vivono all'incirca 20.000 persone. I meteorologi avevano previsto condizioni di vento che avrebbero portato a nord degli atolli, situati ad est di Bikini, la pioggia radioattiva. Il vento non seguì le previsioni, ma spirò a sud di quella